Rocco Petrone è stato ingiustamente per troppo tempo dimenticato, pur essendo uno dei principali protagonisti di quella che resta una delle più grandi imprese nella storia dell'umanità. Rocco Petrone era il direttore del lancio dell'Apollo 11 che portò i primi uomini sulla Luna, era il progettista delle rampe di lancio e del missile Saturno, questo bestione di alto come un palazzo di 50 piani che spinse la navicella sulla Luna. A 43 anni soltanto, figlio di due emigranti di Sasso di Castalda, era diventato uno degli uomini più potenti di questa grandissima operazione che ha coinvolto la storia dell'umanità come poche. Ecco, che Sasso lo ricordi mi pare, come dire, il minimo sindacale. Forse l'intera Basilicata dovrebbe fare qualcosa di più in memoria di questo suo figlio davvero straordinario, che ci ricorda tempi davvero pionieristici. Io quando parlo della missione sulla Luna ricordo sempre che sulla navicella lunare c'era grosso modo la metà della tecnologia che ciascuno di noi oggi porta in tasca con il suo smartphone, e che i due astronauti per ripartire dal suolo lunare usarono la punta di una penna biro perché il pulsante si era inceppato. Questa era la tecnologia dell'epoca e questa ci dà anche l'idea della grandezza di uomini come Petrone, che hanno accettato questa sfida incredibile. Vado? Sì, grazie. È stato inaugurato a Sasso di Castalda il nuovo attrattore turistico della Basilicata, il Ponte alla Luna, in onore di Rocco Petrone, ingegnere tra i protagonisti delle imprese spaziali degli anni 60, i cui genitori emigrarono proprio dal piccolo comune lucano. Il ponte, inaugurato alla presenza delle massime istituzioni civili, religiose, dell'APT Basilicata e di numerosi curiosi appassionati, è un attrattore cosiddetto delle emozioni. Parte dal ponte più piccolo di Fosso Arenazzo, a 70 metri di altezza e lungo 93 metri, un antipasto prima di salire attraverso un sentiero ben tracciato all'imbocco del ponte maggiore a 120 metri da terra, su un'altitudine di circa 975 metri sul livello del mare, con una campata lunga 300 metri ed un percorso che è quasi impossibile realizzare in meno di 30 minuti. Quest'opera nasce proprio per valorizzare tutto quanto il territorio di Sasso e tutto il sistema dei suoi sentieri. Noi abbiamo già il sentiero Frassati, abbiamo il sentiero geologico turistico, abbiamo il sentiero della legalità, il sentiero dei pastori, l'oasi faunistica del Cervo, un borgo medievale credo gradevole e accogliente. Abbiamo paesaggi meravigliosi, abbiamo faggete straordinarie, abbiamo sorgenti secolari che danno tantissima acqua alla Basilicata e alla Puglia. Avevamo la necessità di creare un'emozione particolare, una motivazione importante perché molte più persone potessero venire in questo paese, in questo territorio e potessero goderselo e potessero dire agli altri che si è stati in un posto bello, un posto accogliente, un posto in cui si mangia bene. Un posto bello e accogliente che sa ricordare i suoi grandi personaggi, perché è molto importante anche a chi è dedicato questo ponte. Certo, questo ponte ricorda Rocco Petrone, nel nome del percorso Ponte alla Luna, ricorda chi con grandi competenze, con grandi genialità negli anni 70 portò, da responsabile del programma Apollo, portò gli uomini sulla Luna, portò e poi fu anche responsabile della NASA. Noi abbiamo questa motivazione importante, ma vogliamo lanciare da subito anche l'idea che questo ponte si possa fare anche di notte, perché in realtà è un percorso agevole, con brivido per carità, importante, ma agevole per godere un paesaggio meraviglioso che è quello del Fosso Arenazzo, che è un geosito, cioè un sito geologico di interesse scientifico internazionale,
è l'affioramento di un fondale oceanico, è un bel vedere davvero. Volevamo dare un punto di vista diverso, un punto di vista particolare a chi volesse godere di questo posto. Direttore, un altro tassello importante, questo è l'attrattore dell'esperienza, si chiama anche, no? È un attrattore dell'esperienza e dell'emozione, è un elemento che arricchisce la nostra offerta, l'offerta per vivere un'esperienza in Basilicata, di godere dei paesaggi unici, di godere degli ambienti straordinari, quindi vivere un momento particolare in Basilicata significa venire anche qui e vivere questa esperienza. Brevemente diamo appuntamento, si potrà utilizzare da sabato tutto l'anno, tempo permettendo? Sì, da sabato tutto l'anno, in prima istanza tutti i fine settimana saremo presenti, saranno presenti i gestori, ma su prenotazione e comunque contattando il sito sarà possibile venire in qualsiasi momento. È un percorso fra l'altro che non soffre il vento, che non soffre giusto l'intemperia forte, il resto insomma si può fare sempre. Costa anche sostanzialmente poco, 15 euro con l'affitto dell'imbracatura, quindi insomma voglio dire è anche un percorso democratico da questo punto di vista, non per pochi eletti. Thank you.